Colleghe e colleghi, siamo qui questa sera a discutere di un evento avvenuto a Pordenone ormai qualche mese fa e divenuto le cronache solo il 13 marzo, ma accaduto a fine gennaio di quest'anno, un episodio di aggressione a un disabile omosessuale. Nella mozione vengono citati anche altri due episodi meno recenti. Uno avvenuto a Torre l'autunno scorso, nei confronti sempre di una donna disabile, invece, e l'altro invece risalente a qualche anno fa, in cui dei giovani avevano aggredito un disabile al Parco Galvani. L'episodio di gennaio ha avuto anche molto risalto nei quotidiani nazionali. Devo dire però che persone che conoscono Pordenone e pur non abitandoci la frequentano spesso hanno commentato nel leggere le cronache: questa non è Pordenone, e noi che ci viviamo lo sappiamo bene che questi sono episodi assolutamente marginali e che non caratterizzano assolutamente la nostra città. Ciò nonostante, ritengo sia importante alla prima minima avvisaglia fermarsi e dire: ah, blocchiamo subito, stigmatizziamo certi comportamenti. In questa città la violenza non viene accettata. E bene ha fatto l'amministrazione comunale, che appena appreso dell'accaduto ha preannunciato la sua intenzione di costituirsi parte civile in un eventuale processo. Ed è questo l'atteggiamento giusto, perché per quanto possa trattarsi di avvenimenti marginali, essi non vanno sottovalutati. Quando si parla di violenza, in qualunque caso, la violenza va condannata. Come dicevo, questi episodi non rappresentano un Pordenone. Per quanto riguarda la nostra realtà locale, sono episodi marginali. Però è solo reagendo immediatamente che possiamo onorare i grandi passi che la nostra civiltà ha fatto in questi ultimi decenni. E parliamo di decenni perché basta tornare con la memoria al secolo scorso per ricordare che tipo di trattamento potevano avere i disabili o gli omosessuali nella nostra società. Non è da molto tempo che la nostra società accetta serenamente la presenza di individui, tra virgolette, e sottolineo tra virgolette, diverse. Personalmente per me non esistono diversi in quanto tali, però purtroppo la società li individua. Ci sono sempre, per un motivo o per l'altro, delle minoranze, che possono essere minoranze etniche o culturali, di orientamento sessuale o altro ancora. E nelle società culturalmente meno evolute e non organizzate secondo i principi di una democrazia liberale, è facile che tali minoranze subiscano prevaricazioni. Qui si potrebbe iniziare tutto un discorso sulla dittatura della maggioranza, ma insomma, questo è un altro aspetto. Stavo dicendo, abbiamo fatto dei grandi passi. Oggi non ci si vergogna più di un familiare, un figlio disabile o omosessuale. Una volta ci si vergognava, era qualcosa da nascondere. Un secolo fa, ma anche meno, anche mezzo secolo, anche 50 anni fa, un figlio omosessuale, per esempio, era una disgrazia, perché la società non lo accettava. E pensate a quanta sofferenza questo ha causato. Quanti figli sono stati in un modo o nell'altro abbandonati o costretti ad allontanarsi perché si era costretti a vergognarsi di loro. Lo stesso valeva per i figli disabili, che magari venivano nascosti in istituti. Ho letto di recente un articolo in cui si parlava di Arthur Miller, lo sceneggiatore americano, che pur essendo una persona di una certa cultura, di liberale anche, e ha nascosto un figlio down, l'ha messo in un istituto quando era piccolissimo e non si sapeva, a parte pochissimi stretti
conoscenti non sapevano, gli altri non sapevano nemmeno dell'esistenza di questo figlio, e stiamo parlando appunto di neanche 50 anni fa. Erano tempi diversi in cui la disabilità, la diversità veniva marginalizzata. Per fortuna non siamo più in quei tempi. Abbiamo fatto molta strada da quella volta. Oggi non ci si deve più vergognare, non ci si deve più nascondere. Ecco, ritengo che sia importante rendersene conto. È importante che ci rendiamo conto della strada che abbiamo percorso. E è importante apprezzare il fatto che siamo andati avanti, che abbiamo fatto questi progressi, che abbiamo eliminato tanta sofferenza inutile, assurda. Pensiamo quindi a tutta la sofferenza che abbiamo tolto da queste famiglie per il semplice fatto di dire: ti accettiamo così come sei. Dobbiamo quindi bloccare qualunque tentativo di tornare indietro rispetto a questi progressi. Purtroppo però, oggi in Italia assistiamo a politici che invece sfruttano i sentimenti più bassi delle persone per far crescere la loro popolarità. E non esitano ad utilizzare frasi violente e ad essere discriminatori nei confronti di taluni o dall'altro al solo scopo di accrescere appunto la loro popolarità. L'ultimo esempio ci è dato da Salvini della Lega, che ha proposto le carrozze della metro solo per italiani. E cos'è questo se non tornare indietro? Ci ricorda gli Stati Uniti al tempo delle discriminazioni razziali. La nostra società ha fatto progressi rispetto a quel tempo. Siamo andati oltre, abbiamo superato e eliminato tanta inutile sofferenza. E cosa vogliamo fare? Tornare indietro? E Salvini è solo l'ultimo di una serie di esempi. Per restare nella Lega e guardare più vicino a noi, il sindaco Gentilini ne ha dette di tutti i colori. E non voglio nemmeno ripetere quello che ha detto, perché è veramente indegno di essere ripetuto. E non posso fare a meno di trovare un collegamento. Non so se questo evento di Pordenone, ma sicuramente altri eventi in Italia. Persone, barboni a cui viene dato fuoco, immigrati che vengono picchiati o altro. Non posso non trovare un collegamento tra questo momento culturalmente molto difficile che stiamo vivendo in Italia e questi eventi. Ci sono politici che non esitano per i loro fini personali di carriera di sfruttare i sentimenti più bassi. Anziché comportarsi da leader, guidando i cittadini verso un futuro migliore, ci vogliono riportare indietro, al passato, al dolore, alla sofferenza di tanti, una sofferenza inutile. E perché? Perché è facile trovare capri espiatori, ed era quello che faceva il nazismo, trovava capri espiatori, gli ebrei, gli zingari, gli omosessuali. E guarda caso, tolti forse gli ebrei, oggi Gentilini con chi se la prende? Con gli zingari, con gli omosessuali, che lui non chiama nemmeno così perché usa ben altri epiteti. E cos'è questo se non tornare agli anni 30 e 40 del secolo scorso? Per questo quindi, non tanto per l'evento marginale che ha avuto luogo a Pordenone e che lascia il tempo che trova, ma per questa cultura, se così si può chiamare, che si sta diffondendo oggi in Italia, che noi dobbiamo dire altro, che noi dobbiamo opporre resistenza. Dico la verità, non so se sarà utile. Ogni tanto penso che forse l'umanità sia destinata ad avere i suoi corsi e ricorsi e quindi a tornare indietro periodicamente. Però io voglio credere in un'umanità che va avanti, che progredisce nei diritti umani, nel rispetto, nella libertà. In questo voglio credere e per questo mi batto.